GFVIP7, Antonino Spinalbese volta pagina dopo Ginevra Lamborghini, spero trovare la mia felicità e non certo quella degli altri. La complicità nata nella casa del grande fratello VIP fra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembrava destinata a durare a lungo anche fuori dalle telecamere. Nonostante la squalifica arrivata dopo poche settimane di permanenza nel reality show, la cantante non ha mai mancato di fare qualche sorpresa all'hairstylist. Sempre presente in studio, l'ex vippone è spesso intervenuta per supportare l'imprenditore. Nel corso della vacanzina di una settimana nella casa, sembrerebbe che fra i due sia anche scappato un bacio nella sauna. Baci che sono continuati dopo l'eliminazione di Antonino. Qualcosa poi però si è rotto. Non è, ancora, dato sapere cosa sia realmente successo fra i due concorrenti del GF VIP. Fatto sta che alcune paparazzate e le successive frecciatine parlerebbero chiaro. Antonino Spinalbese nei giorni scorsi era stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi con Carolina Stramare, ex Miss Italia, attualmente nel cast di Pechino Express. Le foto, che hanno fatto velocemente il giro del web, saranno state intercettate anche dalla Lamborghini, la quale poche ore dopo la pubblicazione ha fatto una mossa social che non è passata inosservata ai suoi follower. La sorella di Elettra ha postato il titolo di una canzone delle Pussycat Dolls, I Don't Need a Man. Cosa si nasconde dietro questa frecciatina? Tutto rimane al momento avvolto nel mistero. Poche ore fa però Antonino Spinalbese ha postato una foto sul suo profilo Instagram aggiungendo una didascalia che ha generato una marea di critiche. Ovvero giro pagina. Fra le tante critiche, si è fatta notare quella di un giornalista, che ha tuonato. L'eloquente commento dell'ex vippone non è tardato ad arrivare.